E Radio Radicale, siamo col senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia per parlare di quello che è successo dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Allora, vedo che sorride, insomma, nel Movimento 5 Stelle ne stanno succedendo di tutti i colori, anche nel centrodestra ci sono state delle fibrillazioni. Allora, le volevo chiedere innanzitutto qual è oggi la situazione nel centrodestra, se avete superato tutte le polemiche che ci sono state, insomma, sulle scelte che ha fatto Salvini, che vi hanno un po' disorientato, e soprattutto se ritiene che sia stato determinante l'intervento poi di Berlusconi. Beh, la situazione è ancora un po' complicata. Quando succedono queste cose, l'errore che poi non si deve aggiungere a quelli che eventualmente ciascuno di noi, di tutti, abbiano fatto, è di non prendere decisioni affrettate, inseguiti dall'agenda. Non si vota domani mattina. Le elezioni saranno, immagino, nel 2023, comunque non domani. Ci saranno elezioni amministrative in primavera. Vedremo, quindi non ci facciamo prendere dalla fretta per decidere con serenità. Io sono favorevole a mantenere un quadro di centrodestra, che è poi la collocazione naturale di Berlusconi, fondatore di questa coalizione. Tuttavia, per essere vincenti non bisogna avere solo dei numeri, che certamente sono la premessa. Bisogna avere una classe dirigente, una capacità di governo, una possibilità di durare, perché poi le destrutturazioni dei governi abbiamo visto come siano avvenute in Italia, anche a danno spesso più del centrodestra che di altri. Quindi io penso che dobbiamo mantenere questo quadro di alleanze e, diciamo, anche a quelli che oggi hanno più numeri, di mitigare le pretese. La Meloni sicuramente oggi fa una narrazione molto chiara: io sono la coerente, sono del centrodestra, non voglio Draghi, non voglio Mattarella, voglio il centrodestra. Però poi su Berlusconi all'inizio non è che sia apparsa così convinta, candidata al Quirinale. Quando giovedì sera Tajani l'ha riproposto a Salvini e Meloni, prima che poi si votasse la Casellati, c'è stata una reazione molto negativa. E poi si sono messi d'accordo sulla Belloni, quindi Salvini e Meloni. Quindi diceva la Meloni: non spacchiamo il centrodestra, e tu perché lo spacchi per andare sulla Belloni? Ottima persona, ma noi diciamo non due tecnici a Palazzo Chigi al Quirinale. Se c'era la Belloni non ci deve essere Draghi. Insomma, voglio dire, in ogni modo c'erano situazioni che non potevano comportare un monopolio tecnico. Poi alla fine si poteva andare su Casini, ma è stato Salvini che non ha voluto. La candidatura di Mattarella è apparsa inevitabile verso le 11:30 di sabato, quando una riunione dei capi dei partiti della maggioranza, non c'era la Meloni, di fronte a vari nomi, su quello di Casini si era realizzata la convergenza di tutti, tranne Salvini che ha detto no, e a quel punto Mattarella è stato invocato contro sicuramente la sua volontà. Quindi non è stato, secondo me, Draghi che ha fatto il kingmaker, è stata quella riunione che ha portato a quella conclusione, che anche Draghi alla fine, dopo aver tentato fino a venerdì di fare il Presidente della Repubblica, andando secondo me anche un po' al di sopra dei canoni della sua classica condotta di grande sobrietà, anche per Draghi la conferma di Mattarella, come dire, Berlusconi può dire: io non sono stato eletto, ma nessuno è stato eletto. Draghi voleva essere eletto, dice, ma è rimasto il Presidente che c'era, e quindi nessuno è sconfitto. E Mattarella sicuramente ha fatto un sacrificio, perché non si è quadrato in un Parlamento che non ha mai avuto una maggioranza omogenea, un risultato diverso. E noi lo vediamo dall'inizio della legislatura. Certo, senta, vuole dire qualcosa su questo Grillo vestito da Gesù che fa da pace? Ha pubblicato un post su un social con una foto di un suo vecchio film dove lui Guardi, la mia disistima nei confronti del Grillo politico è smisurata. Non ha bisogno di aggiornamenti, non ha bisogno di vedere cose come quella che lei mi descrive. Ho letto un'agenzia, non avevo visto l'immagine. Se avesse un po' di smalto potrebbe tornare a fare il comico. È stato una vergogna come politico. I grillini sono stati l'espressione peggiore della storia politica italiana. Una pagina di vergogna che adesso finisce nel ministrismo, nelle divisioni, nel poltronismo peggiore. Hanno fatto tutto il contrario di quello che dicevano, sono una pagina di orrore e di vergogna. Grillo, Certo. non mi faccia dire Senta, quando lei ha visto ieri quella foto di Di Maio con la Belloni, no? Volevo altro. No, sapere. come? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ho capito. È stato giù. Io sono qui seduto al tavolino con lei, che è un giornalista e mi fa delle domande. Insomma.
Ho capito, va bene. Senta, vuole dire anche qualcosa? Allora, io non so se lei ha mai subito una perquisizione a casa sua. No, per fortuna no, diciamo le cose. Ecco, allora, se lei fosse stato perquisito a casa sua, che cosa sarebbe successo l'indomani sui giornali? Grillini, siete ridicoli. Per voi va tutto bene. E anche Grillo, scusi, tra la storia di Casaleggio, la Casaleggio Associati, Onorato, le compagnie di navigazione, la questione del figlio a cui auguro di essere assolto, è comunque una vicenda spiacevole. Poi credo che Grillo sia anche lui indagato in questa vicenda di navi e trasporti. A Conte gli sono andati a casa, se fosse successo a però noi, non è indagato, Conte non è indagato. È informato dei fatti, si comincia sempre così. Grillini, avete sparso odio, denigrato tutti per molto meno. Oggi siete nel fango di tutti i tipi e state zitti. Io lo so che siete consapevoli dell'enorme vergogna nella quale. Vorrei dire sparirete, non spariranno, perché quelli che prendono il reddito di cittadinanza un po' li voteranno, però saranno più che dimezzati i loro consensi e la loro irruzione in politica ha portato soltanto toninellismo, bonafedismo e anche sto Di Maio che qualche funzionario della Farnesina ha un po' ripulito nei vestiti e nei linguaggi. Quindi fa bene Di Maio essere grato a chi lo ha rimesso un po' al mondo. È un giovanotto che adesso è passato da Bibitaro, potrebbe dirigere, come dire, il magazzino in cui si smistano le cassette con le bibite, perché è passato da Bibitaro a capo Bibitaro. Senta, teme che questa situazione e altre situazioni possano ripercuotersi sul governo? Penso che il governo andrà avanti fino alla fine della legislatura. Ci sono tante scadenze da affrontare. Draghi è comunque una persona che ha coltivato ambizioni forti per il Quirinale, però credo che passata anche per lui questa vicenda negativa, poi alla fine continuerà a fare il suo dovere. Penso che il governo completerà la legislatura rispettando un po' di più il Parlamento, perché poi pure Draghi e il governo, di cui anche noi facciamo parte, deve avere un giusto rapporto col Parlamento. Un'ultima cosa su quello che dirà domani Mattarella. Allora, si aspetta un messaggio come quello di Napolitano quando venne rieletto, oppure una cosa diversa, un po' più soft? Posso strammatizzare? Sì. Spero che Mattarella inviti i Friedkin a non vendere Zaniolo, perché oggi la notizia più preoccupante che ho letto sui giornali è che la Roma potrebbe vendere Zaniolo. Non lo vendete Zaniolo, Mattarella, dacci la mano. Lo dico così per finire con ironia una conversazione su una fase abbastanza complicata. A parte poi tornando serio, credo che Mattarella non sarà severo, sarà chiaro, chiarezza sì, anche perché lui non aveva chiesto l'elezione e immagino che parlerà chiaro al Parlamento. Poi queste famose riforme, io sono presidenzialista, le invocano tutti da 20 anni e poi non avvengono mai. Certo. E quindi io penso che Mattarella, mi aspetto un discorso chiaro ma non polemico, non astioso, perché poi Mattarella è un uomo di grande equilibrio. Dopodiché teniamoci almeno Zaniolo. Ma il calciomercato è chiuso comunque? No, ma dicono a giugno. A giugno, ok. Vedo che lei non ha letto già oggi. La notizia più importante oggi per noi romani e romanisti era il rischio della vendita a giugno di Zaniolo. Per carità, almeno questo risparmiamocelo. Va bene, allora vedremo che cosa succederà per Zaniolo. Intanto accontentiamoci di vedere che cosa succede nel panorama politico italiano. Grazie al senatore Maurizio Gasparri.